Teodoro Rocchi, Fulvio Abate, un tempo nelle camerette dei ragazzi c'era un poster. Poteva trattarsi di un tramonto tropicale o piuttosto del ritratto di Giacomo Hendrix o ancora di Giacomo Morrison. Il ragazzo stava lì e si sentiva quasi protetto da quell'immagine, quasi fosse una carta d'identità supplementare. Entravi nella stanza e vedevi il poster e capivi cosa fosse mai, quali i suoi intendimenti. Noi oggi tenteremo un esperimento straordinario, far parlare il poster. Ecco qua. Dimmi chi sei, dimmi chi sei. Sono la zia Filippina. Ti secondi, ti secondi. Ah, sei la zia Filippina, quella che prepara le patate fritte. Molto, molto buone. Non ti vedo da tanto tempo. Abbiamo litigato con tuo padre. Per questo motivo non ci vediamo. Però io ti penso sempre e so sulla parete tutta zia Filippina. Ciao, chi sei? Non mi ricordo. T'ho visto l'altra sera alla televisione, faceva un film di cowboy. Ci stavi pure tu, ci stavi pure tu. Come ti chiami? Mi chiamo. Come ti chiami? Mi chiamo. Come ti chiami? Quanto tempo è passato da quando tu giocavi con Cricchio Fraccio? Ti ricordi che per Cricchio Fraccio? Ti ricordi che per Cricchio Fraccio? C'era Cricchio Fraccio, Cricchio Fraccio, Cricchio Fraccio. Dimmi dove sei, dimmi dove la zia Filippina, la zia Filippina è morta. Tante cose non ci stanno più. È finito pure Lenin. Torre Conti, Lenin. Chi viene? Lenin. Ha morto pure Lenin. Ha morto la zia Filippina. Nella pesanza non è rimasto niente. È rimasto solo tu. Quanta ne hai ora? Quanta ne hai ora? 60. Minchia! Teodoro Rocchi, parla il poster.